Il sindaco di Augusta all'inaugurazione del posto fisso dei carabinieri ad Agnone Bagni. Un presidio di legalità ancora una volta in un territorio dove ogni anno vengono ospitati migliaia di turisti ma anche di residenti. Sì, io voglio dire grazie all'Arma dei Carabinieri perché in collaborazione non è stato facile quest'anno trovare questo presidio per varie motivazioni. Però abbiamo raggiunto un obiettivo importante che volevamo fortemente raggiungere proprio perché il presidio di legalità, come ben ha detto lei, è un segnale che dovevamo dare alla cittadinanza e residenza in un contesto in cui d'estate la popolazione presente triplica rispetto all'altra stagione. Quindi un segnale importante, sono felice oggi di inaugurare questo presidio e sono sicuro che è felice anche la cittadinanza che con la presenza si sentirà più sicura. Ecco sindaco, un litorale con tanti problemi e quindi partire dalla legalità dopo la riapertura del lockdown è un segno tangibile. Ma guardi, quello è il segno principale su cui bisogna avere fede e obiettivi come amministratori. Questo è un territorio particolare, inutile negarcelo, su cui noi stiamo dedicando parecchie attenzioni e su cui stiamo lavorando nella progettazione. È chiaro che ci sono diversi problemi da ogni punto di vista, ma non si può non partire dalla presenza dello Stato e devo dire che sono molto orgoglioso anche della dislocazione che abbiamo trovato. Più centrale di così era difficile trovarlo.